Amministrazione giudiziaria per le società dell'ex deputato Raffaele Pippo Nicotra. Con la sua attività imprenditoriale avrebbe agevolato la famiglia Santa Paola Ercolano. Preoccupati dalle infiltrazioni d'acqua, i genitori degli alunni del plesso Manzoni di Macchia di Giarre hanno inscenato stamane una clamorosa protesta. Presto ad Acireale il via ai lavori di messa in sicurezza della ringhiera in via Wagner, l'incarico affidato ad un'impresa di Adrano. L'informazione di TG Reporter, benvenuti a questo nuovo appuntamento. All'interno del nostro telegiornale continueremo a parlare di cronaca andando a Giarre, dove quello di ieri è stato un pomeriggio da paura per via di un'auto in fiamme in via Callipoli, un episodio che poteva avere delle conseguenze ben più gravi. E poi avremo modo di occuparci della rubrica Il cittadino segnala, dove oggi ci occuperemo del cimitero monumentale di Acireale. Le segnalazioni pervenute in redazione evidenziano lo stato di degrado del luogo. Occhi puntati infine su ACI Greenway, l'ex tracciato ferroviario diventato ciclo pedonale, chiesto un patto di collaborazione da parte della rete di associazione Carapaci. Apriamo però con la cronaca parlando della decisione da parte del Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, che ha disposto l'amministrazione giudiziaria dell'impero commerciale di Raffaele Pippo Nicotra, due volte sindaco di Acicatena e quattro volte deputato all'ARS. Nel mirino della procura i supermercati. Un volume complessivo d'affari stimato in circa 30 milioni di euro è stato posto in amministrazione giudiziaria. Nel mirino della procura diverse società operanti nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari che, seppur intestati a congiunti, sono riconducibili a Raffaele Pippo Nicotra, 64 anni, già sindaco di Acicatena ed ex deputato regionale, attualmente agli arresti domiciliari dopo la condanna a 7 anni e 4 mesi per concorso esterno all'associazione mafiosa e tentata estorsione. Il noto imprenditore, a capo di una catena di supermercati, è stato arrestato nell'ottobre 2018 nell'operazione denominata Aquilia e nel maggio dello scorso anno è stato condannato per tentata estorsione e concorso esterno alla mafia, ma assolto dal reato di corruzione elettorale. Le imprese si trovano adesso in amministrazione giudiziaria. Il provvedimento in questione è stato notificato dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Catania con lo scopo, spiegano gli inquirenti, di bonificare e impermeabilizzare il complesso delle strutture imprenditoriali facenti capo a vario titolo al Nicotra, la cui gestione avrebbe agevolato Cosa Nostra Etnea, in particolare il gruppo di Acicatena. Per la direzione distrettuale antimafia di Catania, le intercettazioni dell'operazione Aquilia e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia avrebbero ulteriormente cristallizzato la stretta contiguità di Nicotra con gli elementi apicali dell'associazione mafiosa. Così il capitano dei carabinieri Simone Musella, comandante del nucleo investigativo. Le indagini patrimoniali condotte dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Catania hanno documentato come la gestione del complesso imprenditoriale, il cui volume di affari complessivo ammonta ad oltre 30 milioni di euro, fosse stato orientato all'agevolazione degli interessi criminali della famiglia di Cosa Nostra Etnea Santa Paola Ercolano. Fra le società oggetto dell'odierno provvedimento ne figura una che in particolare gestisce 11 supermercati dislocati in tutta la provincia di Catania. Tra le società in amministrazione giudiziaria c'è anche la Nikon SRL, che gestisce il supermercato di ACI Sant'Antonio, il cui amministratore unico è un figlio del Nicotra, nonché la gestione di supermercati le cui unità negoziali sono ben 11 e dislocate in tutta la provincia di Catania, precisamente 2 a Catania, 3 nell'Acese, 3 nel Giarrese, 1 a Lingua Glossa, 1 a Gravina di Catania, 1 a San Pietro Clarenza.
Pomeriggio di paura, quello di ieri a Giarre, a fuoco un'auto posteggiata sugli stalli blu in via Callipoli, ma la vicenda poteva avere conseguenze ben più gravi. Ha dell'incredibile quanto è successo nel pomeriggio di ieri nella centrale via Callipoli a Giarre. Sono le 17:40 di un lunedì che volge al termine. Poche persone in giro, poche macchine per strada per via degli effetti delle misure restrittive del maltempo quando accade qualcosa che lascia attoniti. Fiamme alte si sviluppano da una Ford Focus posteggiata sugli stalli blu. Vengono avvertiti i vigili del fuoco che dal distaccamento di riposto accorrono per domare l'incendio, ma allora accade altro. L'auto, come vedete dalle immagini riprese da Gazzettino Online, comincia a muoversi, non in avanti, andando contro la C3 posteggiata davanti, ma in direzione della corsia opposta. Una corsa prima che accadesse il peggio. Mentre la Ford Focus prosegue a camminare per via della forza delle fiamme, i vigili del fuoco iniziano le operazioni di spegnimento, ma nel frattempo ecco giungere il proprietario dell'auto, un Opel Mokka posteggiata nella corsia opposta. L'uomo sale in macchina, ma non fa in tempo a partire subito perché viene toccato dalla Ford Focus mentre i vigili del fuoco continuano senza sosta a spegnere le fiamme. L'auto prosegue il suo percorso fino a quando, salita sul marciapiede, viene fermata da un palo della segnaletica stradale. Attimi concitati che potevano avere un'evoluzione diversa, uno spettacolo che non è passato inosservato a chi con il telefono in mano lo ha ripreso dalla propria attività commerciale o abitazione. Solo dopo aver completato le operazioni di spegnimento è stato possibile fare dei rilievi, mettendo in sicurezza l'area di via Callipoli interessata. La vettura, è stato riscontrato, era di proprietà di un cittadino tunisino. Stamane il plesso Manzoni di Macchia di Giarre, facente capo al primo istituto comprensivo di Giarre, ha visto la protesta dei genitori e degli alunni che si sono schierati davanti ai cancelli e non hanno fatto entrare i figli a scuola, preoccupati delle importanti infiltrazioni d'acqua dal tetto. Sentiamo nel servizio. Dopo mesi di segnalazione e sollecitazione all'ufficio tecnico comunale di Giarre da parte del dirigente scolastico del primo istituto comprensivo di Giarre, Maria Novelli, per un problema di infiltrazione d'acqua che riguarda il plesso Manzoni di Macchia, che accoglie 9 classi elementari e 2 sezioni infanzia, stamane i genitori degli alunni hanno deciso di far sentire la propria voce e di schierarsi di fronte alla scuola, preoccupati per l'incolumità dei propri figli, che in segno di protesta oggi non hanno fatto entrare. Da parecchi mesi invitiamo l'amministrazione a farsi carico dell'infiltrazione che c'è sul tetto. Poi da novembre che mi prendo carico di questa situazione, viaggio al comune, telefonate, sono diventata una stalker pericolosa. Quindi noi siamo qua a manifestare perché vogliamo la sicurezza per i nostri figli. Una sicurezza è un diritto che ci sta venendo violato da parecchi anni. Questo schifo Giarre deve finire e qualcuno deve metterci la faccia e assumersi la responsabilità per come si prende lo stipendio. Vi ringrazio e siamo qua e vogliamo il successo per i nostri figli. Beh, è una protesta che nasce da un periodo lungo che purtroppo io penso che non sia solo la nostra scuola. E qui il problema maggiore, purtroppo bisogna constatarlo, sono le amministrazioni locali. Qui ci sono il nostro futuro, i nostri pilastri che sono i nostri figli. Ma come ci sono i nostri figli, ci sono i figli anche di chi amministra questo paese, che purtroppo vengono a mancare perché la scuola è la base, la scuola è l'istruzione. Se non la curiamo, se non la sistemiamo, i nostri figli non imparano. Già purtroppo è da 2 anni che sono fermi col Covid. Poi c'è il discorso anche dell'infiltrazione dell'acqua, che può essere la sabbia, come c'è stata di recente, che purtroppo però bisogna muoversi perché le risorse ci sono. Anche nell'ultimo decreto che è uscito ci sono 150 milioni stanziati per le scuole, sia per discorso di didattica che per miglioramento delle strutture. Perciò le nostre istituzioni, bisogna prendere questi fondi, bisogna stare lì a farsi veicolare questi fondi per il nostro territorio, ma devono sistemare la salute e la casa dei nostri figli, perché la scuola io la vedo come una casa per i nostri figli.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre. I manifestanti hanno poi chiamato i vigili urbani e i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, che hanno effettuato un sopralluogo. Poco dopo, da Catania è giunto anche l'ispettore antincendio Orazio Rapisarda, che ha spiegato l'origine delle copiose infiltrazioni. Tranquillizziamo i genitori dicendo che non ci sono problemi di tipo strutturale. Semplicemente, viste le avverse condizioni meteo, il terrazzo nel tempo, diciamo, ha perso parte dell'impermeabilizzazione e quindi si sono avute alcune infiltrazioni d'acqua nel cartongesso e nei giunti di dilatazione. Comunque nessun tipo di pericolo, diciamo, bastano delle piccole riparazioni per tornare a quella che è la normale sicurezza della scuola. Perché appunto ci sono queste infiltrazioni? Ma sa, a parte ha piovuto diversi giorni, nel tempo, diciamo, le guaine impermeabilizzanti perdono quelle che sono le loro caratteristiche originali e quindi piccole, diciamo, crepe che si creano nella guaina d'asfalto fanno infiltrare l'acqua che poi praticamente irrigate, come vediamo qui alle nostre spalle, dal giunto di dilatazione. Comunque, diciamo, bastano dei semplici lavori di manutenzione per risolvere il problema. E in riferimento a questa protesta da parte dei genitori stamane dinanzi al plesso Manzoni di Macchia, preoccupati, come avete visto dalle immagini, dalle infiltrazioni d'acqua del tetto, sono giunti sul posto anche il consigliere comunale d'opposizione Leo Patanella, assessore ai servizi manutentivi di Giarre Davide Camarda, che lamenta anni di inattività. La vigorosa protesta dei genitori ha portato al plesso Manzoni anche il dirigente Maurizio Cannavò, il consigliere comunale d'opposizione Leo Patanè e l'assessore all'urbanistica e ai servizi manutentivi Davide Camarda. Oggi io prendo atto di una situazione, io sono assolutamente vicino ai genitori, io subito, non appena oggi sono stato chiamato dai genitori, sono venuto con il tecnico comunale, hanno chiamato anche i vigili del fuoco, hanno chiamato, diciamo, le autorità poi, no, preposte per poter verificare intanto la staticità dell'immobile. Bene, su questo non vi sono problemi di natura strutturale, l'immobile addetta dai vigili del fuoco risulta essere sicuro dal punto di vista strutturale. Chiaramente ci sono queste infiltrazioni d'acqua, io personalmente mi sono impegnato sia con la dirigente che con una rappresentante dei genitori a far pulire il plesso Manzoni. L'abbiamo fatto pulire per ben due volte dalla cenere vulcanica, ricordo che sono circa 1000 metri quadri di struttura e oggi però con amarezza vengo a scoprire, ecco, facendo questo sopralluogo al nostro tecnico comunale, che il problema è costruttivo, cioè il problema è che praticamente i pluviali, l'ingresso dei pluviali risulta essere più alto di quota rispetto al piano di calpestio, quindi chiaramente l'acqua per defluire ci vuole una certa quantità d'acqua, quindi qualche millimetro d'acqua che deve essere presente sul suolo, sul piano di calpestio, quindi sul terrazzo, prima che possa defluire. Ecco, questa è una cosa che io denuncio perché è assolutamente improponibile che una scuola nuova consegnata al comune di Giarre perché fatta con i fondi della protezione civile, ecco, ad oggi ci sono questi problemi proprio di natura costruttiva e che nessuno negli anni si sia accorto di questo problema. Che diversi genitori mi hanno segnalato questa problematica. Da parte mia, essendo non facendo parte, diciamo, dell'esecutivo, essendo un consigliere di opposizione, ciò che ho potuto fare è stato immediatamente attivarmi con il presidente della commissione competente, il consigliere Leotta, e abbiamo già convocato con urgenza per domani mattina una commissione convocando in audizione il dirigente Cannavò e l'assessore Camarda per capire quella che è la progettualità che hanno nei confronti non soltanto di questa struttura scolastica che in questo momento versa in condizioni di degrado. Ci sono foto che circolano su Facebook, sui social, che dimostrano veramente il degrado in cui versa questa struttura e non è corretto tenere dei bambini che già stanno soffrendo per i disagi causati dalla pandemia e oggi devono ancora di più soffrire per i disagi causati in questi casi dalla superficialità delle istituzioni che devono aver cura di strutture come questa, ma in generale tutte le strutture scolastiche oggi versano in condizioni di degrado.
Adesso diamo uno sguardo ai dati Covid. Sono 666 nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 16.000 tamponi processati, un dato quest'ultimo basso rispetto al giorno precedente. Il tasso di positività sale così dal 2,9% al 4,1%. 21 i decessi registrati ieri, mentre i guariti sono stati 219. Per quanto riguarda i ricoveri, questi registrano un aumento di 30 unità e vede complessivamente 906 persone negli ospedali, dei quali 123 ricoverati in terapia intensiva con una diminuzione di 2 unità. Per quanto riguarda i casi, provincia per provincia, Palermo si conferma ancora una volta la provincia con il numero di casi più alti, 291, mentre Catania ieri ha registrato altri 100 nuovi contagi. Ci fermiamo adesso per un primo stacco pubblicitario, a tra poco. Come eravamo? Rassegna di eventi del passato. Spettacoli, documentari, trasmissioni e speciali, partite di calcio, momenti di festa, manifestazioni. Il nostro passato attraverso gli eventi. Come eravamo? Tutti i sabato sera in prima serata ore 21:10, in replica la domenica alle 16 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre. Il Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. L'antico sapore del pane. Da 20 anni mettiamo nelle vostre tavole pane lievitato naturalmente e cotto nel forno a pietra. Ci siamo specializzati nella produzione di pane con farina di Kamut ai 5 cereali di segale, azimo, integrale, farro e timilia. Inoltre produciamo giornalmente ottimi prodotti di pasticceria e biscottificio, dolci del periodo, paste di ogni genere e torte per qualunque occasione. E per un veloce break, colazione, tavola calda, schiacciate, pizze a pala, secca o tradizionale. L'antico sapore del pane. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 192 e in via Santi Elena e Costantino 65. Ad Aci Sant'Antonio, presso Conad Superstore, via Marchesana 50. OVS Kids, la ABC della moda per i più piccoli. Venite a scoprire tutti i colori della moda primavera e estate di OVS Kids. Giornaliero, sportivo, elegante o casual. Per i più piccoli c'è sempre la soluzione migliore. OVS Kids, dal Corrado doppio zero ai 14 anni. Centinaia di proposte con convenientissime promozioni da non perdere. OVS Kids, moda giovanissima. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 1416 e a Zafferana Etnea, in piazza Luigi Sturzo 123. OVS Kids, mi piace! Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato H24. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Ad Acireale la via ai lavori di messa in sicurezza della ringhiera in via Wagner. L'incarico è stato affidato ad un'impresa di Adrano. È l'ora ad Acireale dei lavori di messa a punto della ringhiera che da molti anni è venuta a mancare in un tratto della via Wagner, in tal senso sostituita dalla posta di alcune transenne finalizzate ad evitare il rischio di cadute da parte dei passanti in un giardino sottostante alcuni metri. Un problema che negli anni aveva visto una lunga serie di sollecitazioni ad intervenire il comune, sia da parte di consiglieri che ad opera di cittadini, ma che non si era mai riuscita ad affrontare e risolvere, dando così quelle risposte che ci si attendeva. Una questione di rilievo per la pericolosità esistente, sebbene abbastanza semplice nella sua progettualità,
visto che la zona nel tempo, in periodi pre-Covid, ha visto lo svolgimento di concerti, partite di calcio nello stadio Ace Galatea e ancora l'effettuazione della fiera settimanale del sabato. Grazie così all'input dato dal capogruppo dei 5 Stelle Giuseppe D'Angelo, fatto proprio dall'assessore alle manutenzioni Salvo Grasso, si è riusciti perciò finalmente a giungere alla fase operativa. L'opera infatti è stata appaltata ad un'impresa di Adrano che ha proposto un ribasso percentuale pari a 25.293 millesimi su una base d'asta di 15.830 euro provenienti dal bilancio comunale. Erano state 5 le ditte invitate dall'ente a produrre un'offerta al ribasso, con 3 di esse che hanno inteso aderire alla manifestazione di interesse. Ora è in atto la verifica della relativa documentazione della ditta aggiudicataria per passare quindi in tempi brevi alla predisposizione del cantiere. Ad Aci Catena avviata la pulizia delle caditoie, anche sotto la pioggia, commenta l'assessore al ramo Giovanni Pulvirenti, è stata garantita la pulizia delle caditoie per assicurare un facile defluire delle acque meteoriche e appena le condizioni meteo lo consentiranno ispezioneremo i tombini per rimuovere la sabbia vulcanica. La pioggia ininterrotta degli ultimi giorni ha creato non pochi problemi alla viabilità con automobilisti e centauri ma anche i pedoni costretti a districarsi tra accumuli di sabbia vulcanica che si è accumulata in prossimità di caditoie e tombini. E torniamo ad Aci Reale per parlare delle condizioni di degrado in cui versa il cimitero. Per la rubrica Il cittadino segnala ci occuperemo dei rilievi evidenziati riguardo l'attuale stato di abbandono esistente nel luogo. Il cimitero monumentale di Aci Reale in condizioni inaccettabili. Le segnalazioni pervenute alla nostra redazione sono molteplici e tutte riguardano il degrado e lo stato di abbandono, testimoniati da un susseguirsi di tombe sepolte dalla vegetazione, caduta di calcinacci e muffe dalle volte delle gallerie e zone dimenticate che attendono di essere ripristinate, come il colombaro, recintato per motivi di sicurezza e mai riaperto ufficialmente. Il cimitero di Aci Reale, come è noto, è gestito dalla società San Sebastiano, che dovrebbe assicurarne la manutenzione. L'amministrazione comunale, dal canto suo, dovrebbe vigilare affinché questo avvenga effettivamente. In occasione della festa del papà, il 19 marzo scorso, spiegano i cittadini che si sono recati al cimitero per visitare i propri cari, abbiamo trovato uno scenario scoraggiante, erba incolta, mattonelle saltate e, ciliegina sulla torta, la cenere lavica lungo i viali, evidentemente mai spazzata via. Condannare alla fatiscenza i luoghi dove sono sepolti i nostri cari lascia l'amaro in bocca e se, come sosteneva Pericle 2500 anni fa, la civiltà di un popolo si misura da come tratta i propri morti, allora forse ad Aci Reale abbiamo qualche problema. Ma continuando a parlare della rubrica Il cittadino segnala, ha avuto invece riscontro positivo un'altra problematica che è stata evidenziata nel corso del nostro telegiornale che si riferisce ad Aci Reale al lavoro parziale di smaltimento di arbusti e sfalci svolto nel fine settimana. Ieri pomeriggio il personale della Tecra è così intervenuto nella via Einaudi e nel largo Monsignor Biagio Catania, eliminando i cumuli accatastati qui e là che avevano impedito nelle aree interessate una idonea sosta alle auto, una problematica questa che ormai andava avanti da 2 settimane. Torna a riunirsi questa sera ad Aci Reale con inizio alle 18.30 il Consiglio Comunale che ricordiamo si può seguire in diretta TV sulla nostra emittente. Al centro dei lavori la presa d'atto della relazione sull'attività svolta dal consulente economico finanziario del Comune, il dottor Giuseppe Rocca, quindi il riconoscimento di un debito fuori bilancio e infine la richiesta di intitolazione del Palazzo del Turismo al compianto Santo Di Mauro, prematuramente scomparso. Quest'ultimo punto è stato inserito come ordine del giorno aggiuntivo. Lavori consigliari stasera anche ad Aci Catena, il civico consesso convocato per le 20 nella sala consigliare di Via Palestra darà vita ad una tornata di interrogazioni e interpellanze, ma all'ordine del giorno è inserita anche la nomina di un componente della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di corte d'assise d'appello e l'istituzione del canone patrimoniale di concessione
accessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile. Ci fermiamo per un altro sacco pubblicitario, a tra poco. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i mercoledì sera, in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16, e la domenica alle 23, su Etna Channel. Stasera al teatro. Leotta Ceramiche, storia d'arredi da oltre 50 anni. Leotta Ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo oltre a ceramiche, rubinetterie e sanitari, parquet, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di Acireale. Aperti dal lunedì al sabato. Leotta Ceramiche, la tua casa è il nostro orgoglio. Prime emozioni ora vi aspetta nel nuovo store di via Salvatore Vigo 116 a Cireale. Tante grandi firme per piccole produzioni alla moda da 0 a 12 anni. Dutch, A&J, Puma, Paris Hilton, Milon, per di più, Blue Seven, Polo Club, Mac Illusion. Per le cerimonie, abiti anche personalizzati su misura per risolvere qualsiasi problema di taglia. Prime emozioni, dal corredino per neonato agli abiti da cerimonia. Nuovo store in via Salvatore Vigo 116 a Cireale. La moda in gioco. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Progettazione e costruzione infissi, lavori in alluminio o alluminio legno a taglio termico con certificazione per usufruire del rimborso statale fino al 50%. Legge 296/06. Vieni, ti aiuteremo a istruire la pratica. Inoltre produciamo persiane in acciaio zincato verniciato, infissi in PVC, giardini d'inverno, zanzariere, box doccia, avvolgibili in acciaio e alluminio, prefabbricati metallici in terrazze con strutture in acciaio zincato. Progettazione costruzione infissi ad Acireale, in via Guicciardini 7, zona Piazza Dante. Telefono 095 764 51 22. Puoi avvalerti per i lavori della consulenza e professionalità del geometra Giuseppe Bella e in più paghi in comode rate. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. La rete di associazioni locali acesi Carapaci si fa avanti per la valorizzazione del sentiero ACI Greenway. Viene richiesta la redazione di un patto di collaborazione per la gestione dei beni comuni assai diverso dal bando pubblicato a fine dello scorso anno. ACI Greenway, il tracciato ferroviario diventato percorso ciclopedonale posto all'interno della timpa di Acireale, non ha ancora trovato la sua anima gemella. Qualcosa però sembra muoversi. Non è certo una proposta di matrimonio, come aveva immaginato l'amministrazione comunale, ma è arrivata però una valida offerta di collaborazione da parte di Carapaci, un laboratorio ecologico di comunità. Si tratta di una vera e propria rete di cittadini attivi, di associazioni territoriali, nata a luglio dello scorso anno, che, spaziando da realtà sportive a realtà comunali e naturalistiche,
punta allo sviluppo del territorio partendo dal basso, dalla fattiva collaborazione di chi il territorio lo vive quotidianamente e si prefigge una collaborazione costante con le istituzioni. Ma facciamo un passo indietro. Il 27 novembre dello scorso anno era stato emesso un bando attraverso il quale veniva proposto l'affidamento del sentiero lungo 3,5 km recentemente riqualificato ad un privato che dovesse farsi carico anche delle spese di manutenzione ordinaria relativa alla vegetazione e ai canali di scolo e che potesse contestualmente renderlo fruibile alla cittadinanza almeno qualche giorno a settimana. In cambio avrebbe potuto trarre qualche profitto personale. Un bando sicuramente molto oneroso che ha sollevato non pochi dubbi e al quale ha partecipato una sola società che, secondo voci di corridoio abbastanza fondate, potrebbe essere esclusa per problemi burocratici che non la renderebbero idonea. Arriva dunque la proposta di Carapaci, che però è di tenore ben diverso rispetto a quanto prospettato dal bando. Viene richiesta una riunione con gli assessori di competenza e con il direttore della riserva per redigere un patto di collaborazione per la gestione dei beni comuni, così come previsto dall'apposito regolamento approvato nel 2014. Carapaci guarda con interesse la riserva della Timpa, spiega Vera Pavone, e si sta interessando in questo momento del destino di ACI Greenway, ma la ratio che ci spinge ad avanzare una proposta di collaborazione è ben diversa da quella prospettata dal bando, dice. Mentre l'amministrazione, spiega Vera Pavone, immaginava una vera e propria privatizzazione del sentiero, il nostro laboratorio immagina un bene pubblico a gestione pubblica, valorizzato dall'intervento fattivo delle realtà locali, che potrebbero proporre iniziative conformi alle mission delle varie associazioni, senza avere alcun vantaggio o trarre alcun profitto personale. Chiediamo dunque, conclude, all'amministrazione di farsi carico della gestione di questo sentiero, così come avviene per qualsiasi strada cittadina, e da parte delle realtà associative e dei liberi cittadini attivi ci sarà la massima collaborazione. Allo stato attuale Carapaci non ha ricevuto alcuna risposta dalle istituzioni. Bisogna capire adesso se per ACI Greenway, sempre alla ricerca di una moglie, questo matrimonio sa da fare. Voltiamo decisamente pagine e parliamo della 23esima puntata andata in onda ieri sera sulla nostra emittente, ovvero l'approfondimento sportivo lunedì Granata. Tra i punti discussi la vittoria della Cireale. Una larga vittoria per 3-1 sul campo del Biancavilla, che vale anche il ritorno alla vittoria in trasferta dopo più di due mesi. Si è parlato di questo, ma anche di tanto altro, durante la puntata numero 23 di Lunedì Granata. L'approfondimento settimanale legato alle vicende della Cireale Calcio è andato in onda ieri sera sulla nostra emittente. Ospiti nel salotto di Mario Garozzo, affiancato da Pierangela Cannone in collegamento video telefonico, sono stati lo speaker ufficiale della Cireale Calcio Maurizio Trovato, il giornalista del Giornale di Sicilia Raffaele Musumeci ed il tecnico della Cireale Calcio Fabio De Sanzo, anch'esso in collegamento telefonico. Una vittoria importante quella ottenuta dalla Cireale domenica sul campo del Biancavilla per 3-1. Si è vista una squadra coriacea, pronta a lottare su ogni pallone. E mister De Sanzo sottolinea che è merito soprattutto della condizione mentale dei suoi ragazzi. Bisognava ritornare a parlare di calcio, dice, isolandosi dalle voci esterne. Abbiamo un attimino ripreso le cose che mancavano, cioè parlare di calcio. Sì. Perché secondo me si era un pochettino persa questa abitudine. Dato alle polemiche, alle cose che ci sono state, i giocatori che se ne volevano andare, io ho pregato i miei genitori, i miei giocatori, soprattutto i più grandi, di darmi una mano e ritornare a giocare e parlare di calcio. Sì. Tutto qui, niente di straordinario. E proprio di mister De Sanzo ha parlato Maurizio Trovato, speaker ufficiale della società Granata, che ha sottolineato la bravura del mister nel sapere ritrovare la fiducia da parte dei senior, Savanarola in primis. Mister De Sanzo è stato bravo soprattutto a lavorare anche nell'aspetto mentale, invece, secondo me, perché questi ragazzi, dato che ci sono state purtroppo alcune vicissitudini che hanno portato un po' di scompenso all'interno della piazza e anche all'interno della squadra, è stato bravo secondo me mister De Sanzo a concentrarsi soprattutto, come ha detto prima, con i più grandi, e metto in primis il nostro capitano Savanarola, ma sicuramente anche Pozzebon e tutti gli altri grandi senior che sono riusciti a tranquillizzare l'ambiente all'interno appunto dello spogliatoio. Sì. Io ieri finalmente ho visto la Cireale che avrei voluto vedere sin dall'inizio del campionato. Il Biancavilla è squadra d'alta classifica e a sentire il giornalista Raffaele Musumeci è una vittoria
che vale molto più di quelle ottenute nelle precedenti trasferte, seppur molto tempo addietro, contro Cittanovese e Castrovillari. Tra l'altro, contro una squadra che non è che diciamo è una squadra facile da affrontare, sia perché ha un signor allenatore, perché Pidatella non lo scopriamo certo oggi, certo. E sia perché un allenatore di categoria, una rosa di un certo livello, cioè non è la... sì sì, cioè tu, se noi andiamo a vedere le altre squadre, partite che noi abbiamo vinto fuori casa, Cittanova, Castrovillari e Marina di Ragusa, tutte squadre di coda. Sì. Questi forse sono i primi tre punti che la Cera prende fuori casa contro una squadra della parte sinistra della, classifica. Lunedì Granata tornerà puntuale come sempre lunedì 29 marzo all'indomani di Acireale e Marina di Ragusa, in programma domenica prossima allo stadio Ace Galatea. Appuntamento quindi fissato per le 20.30 su Etna Channel e nel salotto di Mario Garozzo. E adesso invece diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Sereno poco nuvoloso per l'intera giornata, le temperature oscilleranno tra i 5 e i 14 gradi, venti moderati, mare mosso. Ed è tutto per questa edizione, prossimo appuntamento in onda domani a partire dalle 13.40. Grazie per essere stati con noi.